Attualmente sono impiegato in un'azienda che vende materiale per costruzione. Ok. Sono ragioniere. Ok. Quali lei pensa siano le difficoltà più grandi presenti in questo paese? Paese inteso Sant'Elpidio? Sì. Beh, le problematiche più grandi secondo me sono il dissesto idrogeologico e il lavoro, purtroppo. Che cos'è che la porta a pensare che quelle da lei descritte siano le difficoltà sentite dal territorio, cioè dai paesani? I paesani, i concittadini, credo che purtroppo il lavoro ce lo sentano a pelle quello che è il problema. Io faccio appunto il ragioniere e so che le buste paghe sono sempre più risicate, il lavoro ce n'è sempre di meno e quindi presumo che sia uno dei più grandi problemi che sentono i cittadini. In più abbiamo un bellissimo territorio che non è stato manutenuto in maniera secondo me corretta. Quali sono le sue soluzioni in merito alle problematiche da lei sollevate? Le competenze del comune per quanto riguarda le problematiche economiche del lavoro certo sono limitate, non è che il comune può anche, magari fosse, trovare il lavoro. Quello che può fare è stare attento alle problematiche delle famiglie, dei cassintegrati, dei bambini, degli asili nido. Queste sono le questioni che può sicuramente, su cui può sicuramente intervenire. Quelle delle problematiche idrogeologiche o quantomeno del patrimonio naturalistico, quello no, quello è compito precipuo del comune, stare attento a non concedere per esempio concessioni edilizie in posti che non consentono la sicurezza degli stabili. Quello che può fare è mantenere tutto il territorio, i fossi, il fiume, quello che è successo l'anno scorso lo sappiamo tutti. Quindi la manutenzione, anche perché il territorio può costituire una fonte importante di reddito per il turismo, per esempio. Mm-hmm. Allora, mi potrebbe descrivere qual è stata a suo avviso un'opera deleteria per il paese realizzata dalle precedenti amministrazioni con giustificazioni in merito alla sua scelta? La facciamo dopo questa. Ok. In euro, quanti sono le entrate del comune? Basso. Ok. Quali frequentazioni politiche ed associative lei ha avuto fino ad oggi? Partiti, movimenti, associazioni che lei ha frequentato negli anni? Sì, io sono da 23 anni qui nelle Marche e quasi da subito mi sono occupato di politica, magari in maniera non così partecipata, okay, in prima persona, però sono stato prima nel partito del Partito Democratico e prima ancora nei DS e prima ancora nel PDS. Io arrivo da questa parte della vita politica italiana. Quali frequentazioni politiche ed associative lei ha avuto fino ad oggi? Partiti? Ah no, scusami, può farmi l'elenco degli altri partiti, movimenti e liste civiche che appoggiano la sua candidatura? Guarda, noi siamo orgogliosamente in solitaria, per cui okay, non ci sono partiti che ci appoggiano, perché siamo usciti dalla possibile alleanza con il PD e con l'UDC e con i socialisti, perché non ci è stata riconosciuta la possibilità di indicare anche a noi un nostro candidato. Praticamente abbiamo perso del tempo, siamo arrivati alla fine dei tempi massimi senza la possibilità di fare le primarie e quindi abbiamo ritenuto opportuno, per dignità, per coerenza, andare da soli, quindi non ci sono altre liste di appoggio. Quali sono gli accordi politici che vi legano, in sostanza cosa vogliono in cambio del loro appoggio? Diciamo che niente. Okay, perché... okay. Allora, ha un'idea per le persone che ricopriranno gli assessorati? Sì, certo, se noi riusciremo a guadagnare il governo del paese, e questo sarà grazie ai cittadini elpidiensi che troveranno nel nostro comportamento coerente un motivo valido per cui sostenerci, diciamo, noi abbiamo già individuato all'interno della nostra lista alcune figure importanti, dicasi per esempio Monia Bassetti, Daniela Piergallini, uno straniero, ormai cittadino italiano. Abbiamo nella nostra lista un cittadino
di origine, ecco, magrebina, sì, che conosce addirittura 6 lingue. Quindi noi abbiamo già pensato a nomi, assessorati, vice sindaco. Certo, questo è in mano, la sorte è in mano ai nostri cittadini, perché questo si possa realizzare. Quali saranno i criteri con i quali sceglierà le persone? Quali saranno le caratteristiche che dovranno avere queste persone? Guarda, fondamentalmente le caratteristiche, il buon senso dice che ci deve essere professionalità e competenza. Altre caratteristiche io non le conosco, devono essere, chiaramente stiamo dicendo di persone che sono tutte onorate, tutte persone per bene, ma quello che fa la differenza sono le competenze del settore specifico. Ok, quali saranno le iniziative, mezzi o comunque mezzi che lei adopererà in pratica, le manovre atte a garantire la corrispondenza con quanto richiesto a lei? Cioè, come si assicurerà che queste persone sono competenti nelle materie, cioè nelle... Guarda, io queste persone già le conosco e così, con un po' di presunzione, ti posso dire che so che le loro capacità sono tali da poter garantire ai cittadini lo svolgimento corretto del loro compito. Nel caso di ballottaggi, lei saprebbe indicarci con chi cercherà di apparentamenti o comunque con chi assolutamente eviterà qualsiasi tipo di accordo politico e il perché di questa scelta? Certo, noi per il motivo che avevo detto prima, e cioè che abbiamo fatto questa scelta, la sostanza è questa: i cittadini hanno bisogno, i cittadini hanno bisogno di vedere nella politica un comportamento coerente, responsabile, che fa seguire le parole i fatti. Noi abbiamo deciso di fare questa scelta perché ci riteniamo fondamentale tentare di mettere in pratica questo assunto, anche per scongiurare la disaffezione che c'è ormai nella cittadinanza verso, non nella cittadinanza di Sant'Elpidio, in generale della popolazione verso la politica. Ecco che se non facciamo conseguire le parole ai fatti, la gente rimane disorientata. Cosa penso dell'opera che l'amministrazione comunale ha cominciato nel periodo preelettorale? Mi riferisco all'ascensore. L'ascensore, probabilmente, io non ho sotto mano il progetto per vedere di che tipo di impatto, diciamo, architettonico si tratta. Non so se utilizza vetro piuttosto che lamiera, piuttosto che metallo. E quello che posso dire è che forse un po' di attenzione e intelligenza faceva sì che queste cose dovevano essere fatte prima di mettere mano alla pavimentazione del centro storico, che sicuramente crea tantissimi disagi alla cittadinanza e al commercio e alle attività imprenditoriali. Ok, i giornali hanno dato la notizia pochi giorni fa, questa qui proprio è fresca fresca, della modifica della contrada Sette Camini, sì, questo qui nell'ultimo consiglio, sì, comunale, sì, di giovedì, sì, a Casette Verdi, sì, che nei prossimi anni vedrà sorgere un polo sportivo, una casa di riposo, un hotel di lusso e nuovi collegamenti vari, un ampliamento dell'area dirigenziale del gruppo Toz, che tutto, sì, questo è stato previsto da Della Valle, sì, in pratica, sì, sì. Il progetto di Della Valle. Cosa pensa di queste manovre dell'amministrazione? Guarda, io è notorio, Sel ha come, diciamo, obiettivo primo quello del consumo del territorio zero, per cui come prima reazione, come prima risposta ti potrei dire che il fatto di cementificare in maniera magari non mi trova particolarmente d'accordo, anche se chiaramente si capisce che ci sta un indotto, un lavoro per la cittadinanza che risulterebbe importante. Io vorrei capire per esempio se la manutenzione per esempio dello stadio a chi toccherà. Vorrei capire per esempio se lo stadio sarà totalmente ad uso privato o pubblico. Vorrei capire per esempio cosa ci sta a fare un albergo così importante in una periferia piuttosto che magari lasciare desertificare il centro storico. Cioè, mi sarebbe piaciuto anche che il nostro più illustre cittadino e grande imprenditore tenesse anche in considerazione, non so, anche il centro storico, per esempio con un showroom o qualcosa.
ho interrotto io, scusa. Niente, no, dicevo che ci fosse un'attenzione anche non solo per Casette, ma anche per il resto del territorio. Mi sarebbe anche se in linea generale non si può parlare di un'opera totalmente negativa, perché porta lavoro certamente, però ecco, io vorrei vedere bene quelle che sono i risvolti, anche perché è un terreno, per esempio lo stadio, per tenerlo poi in ordine, dato che lo gestirà il comune, avrà tutta la potenza economica per poterlo fare, o cadrà in uno stato di abbandono come le altre, diciamo, l'altro verde pubblico che ci abbiamo nel comune? Ok, pubblicherà accordi intercorsi successivi al ballottaggio per appoggiare le eventuali candidature, cioè dirà ai suoi elettori quali sono stati gli accordi per... Ti ho già risposto, diciamo che non ci sono accordi e noi... No, io mi riferivo successivi, nel senso che... Sì, sì, all'inizio noi abbiamo pensato che gli accordi... non ce ne dovrebbero essere, insomma. Ok. Chi ha gestito, organizzato la sua campagna elettorale? Guarda, il nostro piccolo partito è composto di persone eccezionali, ci siamo occupati in prima persona io con gli altri appartenenti al circolo e ci siamo dati tanto da fare. Mi dica, quanto ha speso per la sua campagna ad oggi e chi ha sbossato ad oggi il denaro? Guarda, momentaneamente non abbiamo ancora speso niente. L'abbiamo fatto in estrema economia, perché anche da questo punto di vista, anche per rispetto della situazione, cioè in un momento di crisi prendere i cartelloni 6x6 o le vele non ci è sembrato neanche. Poi non so se tu sai, ma noi abbiamo avuto un grande handicap iniziale, perché eravamo stati esclusi dalla competizione per un errore di formale, e questo poi dopo abbiamo ricorso al TAR eccetera eccetera, siamo riusciti a vincere, per cui siamo rimasti un attimino tra coloro che stanno sospesi, perché chiaramente non sapevamo se mi chiedono di partecipare. Guardi, è rimasto sì. L'ultima parte. Sì. Allora, in seguito leggerò delle parole che lei dovrà dire quello che le viene in mente nel merito. Lavori pubblici. Riferito a Sant'Epidio? Certo. Lavori pubblici, ci sono pochissime risorse, noi non abbiamo la cartella dei progetti realizzabili, i progetti che si possono fare sono di a bassissimo costo. Io direi che se riusciamo a completare quelli che sono iniziati è già un successo. Bilancio e finanze è decisamente collegato. Cercheremo per esempio di reperire fondi anche europei, cercheremo anche di incidere pochissimo o il meno possibile con la nuova tassazione dell'IMU, che sicuramente inciderà in maniera drammatica, ulteriormente drammatica sulle famiglie, per cui cercheremo di avere il massimo del rispetto per le condizioni dei cittadini. Ufficio stampa e pubblicazioni relazioni? L'ufficio stampa, esatto. Allora, noi pensiamo nel nostro programma addirittura di prevedere l'assessore alla partecipazione, questo perché la politica non deve più arroccarsi e pensare di sapere lei quali che sono i problemi dei cittadini, ma viceversa dovrebbe prima sentire i cittadini, vedere quali sono i problemi, condividere i percorsi e i progetti per poterli realizzare, e quindi pensiamo che sia questa la strada per riportare la gente a interessarsi di politica. Ok, cultura, spettacolo. Diciamo che qui a Sant'Epidio potrebbe essere la soluzione del centro storico. Sì. Cultura, spettacoli e manifestazioni. Ecco, questo dico, sarebbe secondo me la soluzione del centro storico con manifestazioni. Okay. Mi scusi, non l'avevo capita. Manifestazioni, esatto. Trasporti, io per quanto riguarda quelli comunali, se fosse possibile li riconvertirei a carburanti meno inquinanti. L'urbanistica, penso che noi desideriamo il consumo territorio zero, per cui se è possibile prima si recupera e si riutilizza il patrimonio già esistente. Contenziosi. I contenziosi, questo è una brutta gatta da pelare,
perché c'è in ballo la storia del castagno, e quindi adesso vediamo se non è successo qualcosa in questa nuova variante che possa aver risolto il sospeso con il signor Diego, con il dottor Diego Della Valle. Ok, sviluppo economico. Però guarda, adesso mi fanno cenno che dovrei proprio andare. Va bene. Intanto abbiamo fatto il 90%, diciamo. Scelte sue.